Boker Tov, Boker Or. Allora, ragazze, permettetemi di partire dalla Yom Yom e il Chumash, così eventualmente, come dico sempre, il Teilim lo si fa, si può fare anche da sole dopo, ma la Yom Yom è, ecco, allora, la Yom Yom che poi è brevissimo oggi, che siamo il 2 del mese di Av. Allora, un insegnamento, diciamo, per il pubblico, così, diciamo, i Rebim ci hanno istruito, di, a proposito, che mio figlio Bezrat Hashem fra un anno sarà Bar Mitzvah, allora, che si incominciano a indossare i tefillin, i filatteri, 2 mesi prima della Bar Mitzvah. Allora, all'inizio si indossano senza la berakha, poi dopo qualche settimana con la bracha. Dunque questo è un minhag Chabad particolare, però c'è chi insomma l'ha adottato. Detto ciò, incominciamo oggi il nuovo Chumash, il quinto Chamsa Aleinu, il quinto dei 5 Chumashim, Chumash Devarim. Ecco, bellissimo Chumash che, come sapete, riprende, diciamo, sia la storia del popolo ebraico fino allora. Vedo che anche Francesca è entrata, fantastico. Ecco, sappiate comunque che ieri al Tempio ho pregato davanti alle Hal per ognuna di voi, pronunciando i vostri nomi. Poi non ricordo tutte le mamme. Allora, Bazzara sono i più facili, mi facilitate il compito. E le altre comunque, Francesca Pavesi, Francesca Narciso, ho detto Refuah Shlema Samuele Ben Francesca, Shunner Zalman Ben Sara, dunque, e Refuah Shlema, a una più o meno quello che posso e so di augurare, nelle Halla, all'apertura, la prima volta, poi la seconda, dunque vi ho pensate a tutte. Ho fatto anche 2 sfarim di Teilim ieri. Dunque, che Hashem accolga tutte le nostre tefillot. Ho anche un po' festeggiato mia figlia ieri pomeriggio. Le abbiamo fatto la torta, che era il suo compleanno, Baruch Hashem. E voilà, che sia un mese venafoch, come che si trasformi, come l'abbiamo detto venerdì, che questo digiuno di 9 di Av, oddio, e poi arrivo in Italia per aggiungermi 2 ore. E senza aria condizionata, vabbè, che scemmia. Allora, Ele Advarim. Allora, chi c'è? Allora, se Chaimushka ha detto che ci vediamo domani, dunque vediamo un attimo. Francesca, no, non sei con noi, Francesca Narciso, ti possiamo sentire o chiedo troppo? Sperando la domenica. Ciao. Allora, oggi sono tranquilla. Dai. Allora, leggi! Comincia il quinto pere, comincia tu, guarda che sì. Scusa, che onore! Fantastica, dai, che Chaimushka oggi non c'è, ci seguirà in differita, dunque diamo il kavod a Francesca Narciso e poi l'ordine. Ok, allora, vai. Aspetta che, allora, devo iniziare dal primo pasuk del libro di Devarim. Devarim, sì, siamo proprio lì. Ok. Queste sono le parole di sottile rimprovero che Mosè disse a tutto Israele al di là del Giordano, facendo allusione a come si erano comportati nel deserto, quindi con Baal Peor, nella piana di Avarà, e quando si trovarono di fronte al mare dei giunchi, sia ciò che gli esploratori dissero a Paran che quel che dissero quando denigrarono la bianca manna, ricordò inoltre la ribellione di Korach a Cazzerot e l'episodio del vitello che poté avvenire perché avevano oro in grande quantità. Allora, tu hai praticamente incluso tutto il Rashi sintetizzato e io poi, vabbè, lo rivedremo poi dentro nel testo. Allora, Ele Advarim asher diber Moshe kol Israel be'ever ha'Yarden bamidbar ba'arava mol suf ben Paran uven Tofel ve'Lavan v'Chatzerot v'Dizahar. Allora, come appunto ha già detto Francesca, qui parliamo di un rimprovero. E perché Francesca ha detto leggero?
E lo vedremo anche subito questa precisazione. Allora, qui Moshe fa riferimento a tutti i luoghi nei quali HaKadosh Baruch Hu, Dio, hanno fatto adirare, ecco, HaKadosh Baruch Hu, provocato l'ira di Hashem. E infatti tutti questi peccati sono solo sotto forma di allusione, ok? Non sono chiari. Ele advarim deficient divreto chachot, umanakan kol amekumot sheikhisu lifnei hamakon bahem. Lefichach satam et advarim viskeran beremez mipnei kvodan shel Yisrael. Dunque, per l'onore dei Bnei Israel, dunque non mancare di onore ai Bnei Israel, non è stato esplicito, ma ha solo alluso ai peccati. E vediamo come. Allora, dice a tutto il popolo di Israele, il Kol Israel. Allora, perché l'importanza di questo rimprovero a tutti senza eccezione? Perché dice, se una parte avesse ascoltato e una parte no, allora quelli che non hanno ascoltato avrebbero detto, ah, avessimo ascoltato anche noi. E cosa vi ricorda questo a proposito dei profeti? Vi aiuto un po', Bilam. Ricordate il Rashi che abbiamo fatto con Bilam? Che perché ci sono profeti dai non ebrei e Perché altrimenti potrebbero dire, almeno potrebbero dire, ma allora è il popolo di Israele, loro sono invece, te li do sono pure a te. migliori perché loro hanno i Hanno i Nevi'im, hanno i profeti e profeti. noi non ne abbiamo. Se avessimo avuti noi, e invece Hashem ha dato anche a loro e non solo che non li hanno diretti nella via giusta, nel caso di Bilam addirittura l'incesto, eccetera, eccetera. Bravissima Ruth, fantastica. Allora, ilu hochiach mitzvatan, ayu elu shepashu komrim, atem hayitem shomim miben Amram, velo hashivotem davar mikach vekach. Ilu hayinu sham, hayinu meshivim oto. Dunque, se noi fossimo stati lì, avremmo potuto reagire, no? E rispondere. Lechach kinsam kulam, ve'amar lahem, are kulchem kan. Kol mi shesh lo tshuva yashiv, siete tutti presenti, chiunque ha qualcosa da dire o da ridire, cioè in risposta, che risponda pure. Bamidbar nel deserto. E Rashi dice un attimo, ma non abbiamo detto che si trovano Arvot Moav, dunque perché dire nel deserto? Allora, ovviamente, come abbiamo detto prima, era per quello che hanno adirato a Kadosh Baruch Hu Hashem nel deserto. Infatti hanno detto, tornando a Shemot, Miten mutenu bamidbar, eccetera. Ba'arava non è che era nell'Arava, ma per quello che è successo nell'Arava e cosa è successo nell'Arava che hanno commesso il peccato dell'idolatria col Baal Peor, che si trova appunto nei Shittim, nelle pianure del Moab. Molsuf e a quello che è successo davanti agli Amsuf. E cosa hanno detto? Amiblien gvarim be Mitzrayim. Ah, perché mancano le tombe in Egitto che siamo venuti qui a morire? E poi Ben Paran u Ben Tofel velavan. E dice Rabbi Yochanan, abbiamo ripreso tutto il testo, un posto che si chiama Lavan non l'abbiamo trovato. In realtà non c'è un luogo col nome di Lavan, ma è appunto fa allusione alla manna che era bianca, di colore bianco. Infatti, come avevano detto, venafshenu katz al balechem aklokel. Allora, mi fermo qua, rileggo in ebraico, poi continuo. Allora, bamidbar, lo bamidbar ayu, e la berovot moav, umau bamidbar, e la bishvil ma sheichisua bamidbar shamru, shmot tet zain gimel, mi ten mutenu vegomer, barava, bishvil harava, shechatu bebal peor bashittim berovot moav. Mol suf al ma shimru be yam suf bevoam le yam suf shamru sham yudale dale yudale hamiblien gvarim be Mitzrayim vechen benosam mitoch hayam shneemar teilim kuvav vav vayamru al yam be yam suf kedei ta barachim. Prendi il pantalone, ti aiuto a metterlo, amore. È arrivato. Ben parano ben tofe velavan amar Rabbi Yochanan chazanu al kol hamikra velo matzinu makom sheshmo tofel velavan ela הוכיחן על הדברים שטפלו על המן שהוא לבן, שאמרו במדבר כ"א, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. ועל מה שעשו במדבר פרן על ידי מרגלים. נו, כנון סולו פרלמנה, מה אנקה כל אספלורטורי.
va Hazerot, e allora a Hazerot cosa è successo? E lì la famosa disputa di Korach, Mimachlakto shel Korach, prima interpretazione, ulteriore interpretazione, Davaracher, Amarlaim, Hayalachem l'ilmod bema she'asiti le Miriam, b'chatzerot, bishvil lashonara, v'atem nidbarte b'makom. Cioè lì quello che è successo a Miriam, che ha parlato male del fratello Mosè ed è stata allontanata con lashonara. Voi invece di prendere esempio e di non cadere nel peccato vedendo con i vostri occhi cosa è successo, invece e vai Meraglim e lashonara, eccetera. Ultimo, vedi Zahav. Di Zahav, allora, questo posto che si chiama Zahav è oro, ma non è un posto che si chiama di Zahav, ma fa allusione al vitello d'oro. E perché dice sono caduti nel peccato, come ha già detto Francesca prima? Perché c'era abbondanza d'oro. Come riportato in Oshea, Bet-Yud, io Hashem ho abbondato in oro, argenti, soldi, ricchezze. E cosa hanno fatto di ciò? Uscendo dall'Egitto, come sappiamo, siamo usciti con veramente infinite ricchezze. E invece di usarle per il bene, hanno costruito con questi soldi il vitello d'oro. Vai ancora, Francesca, finché ti abbiamo sentita dopo settimane, che fantastica che hai sempre partecipato, anche se non potevi leggere, però adesso dobbiamo approfittare. Sì, Godiamo. certo, molto volentieri. Dal monte Korev, dove fu data la Torah, fino a Kadesh Barnea, dove furono inviati gli esploratori, passando per il monte Seir, vi sono 11 giorni di cammino, ma il Signore li ridusse a 3 per accelerare l'entrata in Canaan. Il popolo fu invece punito e dovette rimanere nel deserto per 40 anni. Ok, anche qui il Rashi ben incluso. Allora, Hadassar Yom Echore Derech Arseir Ad Kadesh Barnea. Rashi infatti fa tutto questo calcolo che in realtà il Kitzur Derech, no? Come abbiamo visto anche in altre occasioni, e che Hashem ha fatto in modo che potessero entrare subito nell'Eretz Israel, però purtroppo dice guarda cosa avete causato. Hadassar Yom Echore, dunque Mosè dice loro guardate cosa avete causato. Non c'è tragitto più corto da Horev a Kadesh Barnea, che è un tragitto, pardon, di 11 giorni. E voi addirittura invece di 11 l'avete fatto in 3 e fa tutto il calcolo. Amarle Moshe, Reuma Shegramtem, En Lachem Derech Tzara Mechorev, Kadesh Barnea, Ke Derech Arseir. Ve Afuma Lach Achadasar Yom Yom, Ve Atem Alachtem Otu Bishlosha Yamim. Dunque invece di 11, 3, cioè già 11. È brevissimo come tragitto, in più ancora più breve in 3 e fa tutto il calcolo. Share vestrim veirarna su mechorev ce ne marva midvar yudale vai bashana shenit bachodesh hasheni vestrim bachodesh. Dunque il 20 di Iyar sono partiti da Hore ubechavtet besivan 20 Iyar e 29 di Sivan shalchu et ha-meraglim mikadesh barnea, hanno mandato gli esploratori da appunto luogo che si chiamava Kadesh Barnea. Se mehem shloshim yom, facciamo un calcolo matematico, togli 30 giorni che shasube kivrot tatava, che erano a kivrot tatava, dove appunto lì, perché si chiamava kivrot, kivrot dalla parola kever, tombe, tava, del desiderio, perché lì sono morti a causa del desiderio della carne, perché hanno per un mese hanno desiderato la carne, shabbia la data, per un mese sono cibati di questa carne, shaklu abbasar chodeshamim. Veshiva yamim shasuba chatzarot le sager shamikyam, più i 7 giorni che hanno aspettato perché Miriam, avendo fatto la shonara, è stata allontanata per 7 giorni e l'hanno aspettata, come vi ricordate. Dunque 30 più 7, nimzabe shloshim yamim al hukolot haderech. Dunque in tutto abbiamo un mese. Ve kol kach hayta shchina mitlabetet bishvilchem lemer biatchem laaretz. Talmente Hashem voleva portarvi prima possibile in Eretz Israel che ha abbreviato il tragitto. Però, bishvil shekil kaltem, e siccome avete rovinato, nel senso peccato, rovinato tramite peccato, e vi ha fatto girare intorno al monte di Seir per 40 anni, niente poco di meno, cioè invece di 3 giorni entravate, finito, fatto, e invece no, peccato su peccato, e alla fine
peccati, poi bisogna pagarli. E vai ancora al 3, quello che sta succedendo adesso con Mascia. che si sta un po' attardando, ma speriamo che basta perché. Ma come abbiamo visto, i 40 anni del deserto Sì, sono va bene, però serviti. sono più di 2000 anni che siamo in questo esilio, Lo ragazzi. so, ma se la Torah torna, se è un Abbiamo circolo pagato. la Torah, e non è, Hashem non ha spazio e tempo, e di conseguenza saranno pure 2000 anni che aspettiamo. Però se continuiamo a fare peccati su peccati, Guardate la mia faccia. Allora, è per quello che noi dobbiamo sperare che Hashem chiudi non un occhio, mi sa che deve chiudere tutti e due. là gli aveva detto 3 giorni ci mettete, ma la stessa cosa un po' ce lo dice a noi, io lo Sì, mando subito, è allora pronto. perché bravissima, in un senso sì, Vanessa è pronto, ve lo voglio mandare. Per carità, allora ognuno nel suo, esatto, dobbiamo, cioè, come si dice, Certo. non guardarci intorno perché se no ci disperiamo, No, in effetti. no, 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 io parlo di Perché se ognuno ci guardiamo guarda intorno se ci disperiamo. stesso, ognuno deve guardare se Di se stesso, stesso. assolutamente sì. Ragazze, non per dire, però io che sono qua quando sapete la mattinata che ho passato e che devo passare, voi tutte una a una sedute davanti, noi facciamo il nostro. E di più, ok? Come dicevo anche a mio figlio prima, io ho fatto e di più e molto di più, cioè noi facciamo la nostra parte, poi siamo nelle mani di Hashem, cioè e dobbiamo appunto fare e sempre di più e il massimo, e poi pregare, supplicare e aspirare alla Geula molto prossima. Amen. Vai Francesca, dai, e Il siamo. 40º anno, abbiamo saltato, abbiamo visto i 40 anni che hanno fatto patire Mosè, Hashem e tutto. E dai, siamo qua. 40° anno, nell'undicesimo mese, Shevat, al primo giorno del mese, Mosè parlò ai figli di Israele poco prima di morire e li ammonì, secondo tutto quanto l'Eterno gli aveva ordinato di dire loro. Allora, vai Barbem Shalom. Allora, perché precisarsi la data, quando e come? Perché dire, allora, noi abbiamo 36 giorni prima della dipartita di Mosè, che questo è il libro di Devarim, dove Mosè rimprovera il popolo con tantissimo kavod, alludendo ai peccati senza essere troppo esplicito, però vedete a cosa intendo, anche perché ricordiamo che la maggior parte di questi peccati sono stati commessi più dai padri che poi non c'erano più, che appunto sono morti in questi 40 anni, però dice ai figli: mi raccomando, vedete cosa hanno fatto i vostri padri e di non emularli, perché il risultato è che appunto 40 anni sono morti, voi siete la nuova generazione, mi raccomando, Hashem vi vuole dare Eretz Israel, dovete entrare, entrate di fatto in Eretz Israel col mio studente che mi è stato appresso giorno per giorno, 24 ore su 24 per anni, che è Yehoshua. E mi raccomando, io vi rimprovero non per il rimprovero, ma perché voi capiate la gravità dei peccati e le conseguenze, di modo da non rifarli più. Primo punto. Adesso comunque sta di fatto che è un rimprovero. Allora, perché appunto precisare la data? Per dire che Israele ci insegna un insegnamento anche per noi, per tutte le generazioni, e l'abbiamo visto da Mosè, ma l'abbiamo visto anche. Anche da Shmuel, che cioè, poi dopo vedremo nel testo gli esempi, dove quando bisogna rimproverare, e bisogna rimproverare appunto del senso buono, come mitzvah, come l'ha fatto Mosè e altri. Allora, Melamed Shelo Chichan e la Samuch Lamita, dunque vicino alla sua dipartita. Da chi però Moshe Rabbeinu stesso ha imparato questa cosa? Partiamo da Yaakov Avinu. Mimi lamad mi Yaakov shelo hochiach et banav ela samuch lamita. Amar, Reuven bni, ani omer lecha, mipne ma lo hochachticha kol hashanim hallelu, perché non ti ho rimproverato tutti questi anni, dice Yaakov a Reuven, kedei shelo tanecheni vetelech vetitbat esav. E cos'era la paura di Yaakov?
Perché il rimprovero è molto delicato. Il rimprovero può essere e dovrebbe essere un punto di forza, come adesso per Ibn Israel, come ognuno di noi verso il prossimo verso di noi, quando ci si rimprovera, e un genitore verso i figli, un insegnante verso gli alunni, un'amica verso la sua amica e via dicendo. Deve essere, infatti c'è prima della mitzvah Ocheach Tochiach, se ritorniamo alla mitzvah scritta esplicita, cioè ve'ahavta le'reacha kamocha, devi prima amare il tuo prossimo come te stesso, e deve venire non un'occasione di rabbia, di esprimere la tua rabbia e il tuo rancore, ma per amore e perché vuoi il bene del tuo prossimo. Dunque già partiamo da quello. E non solo, però non sempre, anche quando esce dal cuore, non sempre entra nel cuore. E allora è molto delicato perché è un rischio, diciamo, è una grandissima mitzvah della Torah, però c'è un rischio. E il Yaakov dice: non te l'ho fatto fino adesso, non ti ho ripreso fino adesso, prima di morire solo, perché avevo paura che tu abbandoni tutto come reazione e ti attacchi a Esav. Dunque, per non avere questo rischio, dice: prima della morte è molto più effetto, anche quando vedi che la persona sta per andarsene. Come uno che ti chiede qualcosa, ok, puoi farlo o non farlo. Se è la sua ultima volontà e sai che se ne sta andando, ha tutto un altro peso. E poi ricorda che nel Sifri sono elencate i quattro motivi clou per i quali uno deve rimproverare prima della morte. In modo da non ripetere il rimprovero, ce lo iacaverò mi chiamesh meno, perché il suo amico non si vergogni, e poi dà un altro esempio, Vehen Yehoshua. Ok, così anche riguardo a Yehoshua, come avevo già accennato, l'Ochiach et Israel e la Samoch Lamita, anche lui ha rimproverato il popolo ebraico solo vicino, prossimo alla morte. Vehen Shmuel, e così anche Shmuel, e Shenemar, come in Shmuel Aleph è scritto nel capitolo 12, Utbeti, Neni Anuvi, Vehen Bet David e Shlomo Bno. E così in Lachim Aleph, Perek Bet, David con suo figlio Shlomo. Dunque, siamo partiti da Yaakov, lo vediamo poi con Moshe, poi siamo passati a Yoshua, e a da Yoshua a Shmuel, e da Shmuel a David verso Shlomo. Detto ciò, passiamo al Pasuk 4. Grazie Francesca e andiamo a Rachelia. Vai. Grazie. Dunque, per farlo, Mosè attese dopo aver provato le proprie capacità militari, battendo il potente Sicon, re degli Emorei, che risiedeva in Heshbon, e il valoroso Og, re di Bashan, che risiedeva in Ashtaroth, nel regno di Edrei. Allora, ve la faccio breve. Rashi cosa ci spiega? Dice: parla di questi due grandi, questi re molto potenti, e ci spiega anche il luogo, perché li collega al luogo. Perché collegarci al luogo? Per dire, il luogo dove risiedevano era un luogo molto potente, molto forte, che solo il fatto di abitare in quel luogo sarebbe stato quasi impossibile vincerli. O Sihon stesso, come Og, erano due re che anche fossero in un luogo non potente per niente, sarebbero stati impossibili da vincere. Tanto di più che sia loro, Sihon e Og, sia il posto dove abitavano, erano posti quasi impossibili da vincere. Acharei HaKotot, da colpire. Amar Moshe, imani mochicham kodem shikansu liktzata aretz umru malaze alenu, ma hitivulam. Einova ela le canter benitzoila, shen bo koch lach nesenu larzit kan, vitzcha chittin, ad shipir sichon beog lifneem, ve risham et arzam, da achar kach ochicha. Allora, un altro punto che è l'inizio, io ho dato già la fine del Rashi, però il primo punto anche importante. Dice: un altro motivo per il quale li ha rimproverati prima appunto di mancare, perché l'avesse fatto prima, dice: ah, ok, non ha la forza di portarci in Eretz Israel, e dunque ci rimprovera, no? Un po' mette la colpa su di noi. Allora, no, cosa ha fatto Moshe Rabbeinu? Ah, e un po' anche ci lascia i re più difficili da combattere, e lui se ne lava le mani.
per modo di dire. Invece no, Moshe Rabbeinu ha prima, con una vittoria veramente gloriosa e miracolosa, sconfitto questi due grandissimi giganti nella loro, nel senso di potenza e forza, dato loro in eredità la loro terra e solo dopo li ha rimproverati. Sichon vegomer asher yoshev vegomer. Ilu lo haya Sichon kashe veaya sharu b'cheshbon, haya kashe shamdina kasha. Questo è quello che vi ho spiegato. Vilo ita ira cheret ve Sichon sharu betocha ita kasha, shamelech kashe. Alachat kama ve kama, shamelech kashe ve amdina kasha. Dunque in questo caso sia il luogo sia il paese erano molto forti. Asher yoshev ve Ashterot, amelech kashe ve amdina kasha, come abbiamo detto, Ashterot ureshon Sukin vekoshi kmo Ashterot karnaim ve'Ashterot zehu Ashterot karnaim sheyu sham refaim shikam rafe. E sheneimar bereshit yudal vayku et refaim ve'Ashterot karnaim ve'og nimlat mehem ve'hu sheneimar sham yud gimel vayavo apalit ve'omer ki rak og melech habashan nishar miyeter rafaim. E qui anche riporta chi era Og, questo gigante, che era rimasto dai refaim. Be'edrei shema malchut, ok? Dunque, un attimo, fatemi controllare una cosa velocissima. Ok, ok, vai Rachel, vai 5 e 6. Al di là del Giordano, nella terra di Moab, Mosè iniziò a spiegare in 70 lingue questa Torah dicendo: Hashem, il nostro Signore, ci ha parlato al monte Horeb dicendo: avete un grande merito per quanto avete fatto durante la vostra permanenza su questa montagna. Voilà. Allora, qui leggo Rashi direttamente. Ubevera Yarden Beret Moab il Moshe Beret Atorazot, o il Itril, cioè al di là del Giordano Moshe, o il nel senso di Itril, ok? Perché può avere anche un altro senso, Bereshit Yud Chet, Hinena o Alti, e Beret Torah, dunque ha spiegato questa Torah, come appunto detto Rachel, in 70 lingue, Bishvilim Lashon Tershamel. Dunque l'ha spiegata e tradotta in niente poco di meno che 70 lingue. Adonai Eloheinu di Beranenu Behoref Lemor Rav Lachem Shevet Barazeh. Dicevi Francesca? Scusa, l'espressione Ohil Ber, volevo capire Bereshit la referenza, ma semmai me la cerco su Rashi. Dove viene usato questo Ohalin? Hai detto Ohil. Ohil, che è nominato Bereshit? Nenaho alti, perché a volte. Ok, sì, allora con lo stesso senso in Bereshit 18. 18. Ok? Sì, ok, allora Rashi 6, Vav, Rav Lachem Shevet, Kipshutove, Shmintere Shagadar, Beg, Gdula Lachem, Sachare, Rishivatchem, Barazea, Sitemi. Allora, se prima è partito con i rimproveri, qui invece sottolinea l'atto molto positivo che in questa montagna. Avete fatto il Mishkan, il candelabro, la menorah, tutti gli utensili, avete ricevuto la Torah, avete nominato su di voi Sanedrin, poi i capi sui migliaia, i capi sulle centinaia. Dunque, fa l'elenco proprio di tutte le cose positive, molto positive, che sono successe appunto Bahar. E Rav Lachem Shevet, appunto, Viesh Midrash Agadah, riprendo, Harbe Gedulah Lachem Vesachar Al Yeshivatchem Barzeh, dunque, tanta ricompensa per questo vostro risiedere nel Har, Asite Mishkan, Menorah, Vechelim, Kibaltem Torah, Minitem Lachem Sanedrin, Sare Alafim, Sare Meot, dunque, bellissimo tutto questo lato positivo. Ancora uno, Rachel, poi sentiamo René. Volgetevi e mettetevi in viaggio e andate sul monte degli Emorei e in tutti i territori circostanti, nella pianura alberata, nella montagna, nella distesa sud, nelle terre meridionali di Gaza, di Ashkelon e a Cesarea, sulla costa del mare, conquistando il paese dei Cananei e il Libano, fino al grande fiume, al fiume Eufrate. Okay, dunque leggo anche qui direttamente il Rashi perché l'hai ben spiegato. Pnu su lachem uvo hara emorive el kol shchenav barava bahar uvashvela uvanegev uvchof hayam eretz aknani ve'albanon ad hanar hagadol nehar frat. Pnu su lachem zo derech arad vechorma uvo hara emori kemashmao ve'el kol shchenav amon umoav ve'ar seir ba'arava ze mishor shel yar bahar ze har hamelech uvashvela zo shvelat darom uvanegev uvchof hayam
אשקלון ועזה וקיסרי וכולי כדאית פסיפרי. עד הנער הגדול מפני שנזכר עם ארץ ישראל קוראו גדול. משל אידיוט אומר עבד מלך מלך ידבק לשחבר וישתחוו לך. שבועות ממזיין קרב לגבי דהינה ואידהן. אוקיי, אלורה, אוטו סנטיאמו חט רנה. Con i vostri occhi potete vedere che io ho già messo nelle vostre mani il paese che è dinanzi a voi. Voi dovete solo venire a prendere possesso del paese che l'Eterno ha promesso a ognuno dei vostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, che avrebbe dato a loro e ai loro discendenti. Dopo di loro e a questa decisione nessuno si opporrà. In quel tempo io vi parlai riferendo... Sì, sì, no, va bene, c'è Rashi. Un attimo. Allora, Rena tati lifnechem et haaretz, bu, urshu et haaretz. Dunque, basta, io ho fatto tutto il lavoro, tutti i re anche più potenti, più forti, li ho sconfitti. Dunque, andate e... ereditate la terra. Urshu et haaretz asher nishba Adonai lavotechem le Avraham, le Yitzchak ul Yaakov, la tet lahem ul zara'am acherem. Allora, dunque, guardate, siete testimoni oculari, ok? Non è un qualcosa di sentito, ma qualcosa di visto, perché voi siete presenti che ho dato a voi la terra. Renatati be'enechem atemroim, dunque, con i vostri propri occhi potete vedere e ni omer lachem omed umishmua bourshu venite ereditate en mer erba davar venchem tzrichim lemilchama ilu lo shalchu meraglim lo tzrichim nichrei zayin. Dunque non avete neanche bisogno di guerra, come abbiamo visto hanno anche la guerra di Jericho, il shofar, tac, le mura che crollano da sole, eccetera. Dunque hanno avuto comunque bisogno di armi perché hanno mandato i meraglim. Ma se no, ecco, la votechema ai vostri padri, dice Rashi, ci pone la domanda: come mai ricordare ancora questa Avram, Yitzchak, Yaakov? Dunque sappiamo che Hashem aveva promesso, è scritto non una e non due volte. Allora, perché Avram, Yitzchak e Yaakov? Perché avessimo avuto solo Avram come patriarca, meritava che la sua discendenza ereditasse tutta Eretz Israele. Così Yitzchak e così Yaakov. Cioè ogni uno dei tre patriarchi aveva abbastanza merito per far sì che potessimo ereditare Israele. La maeskir shuv le Avram, le Yitzchak, Yaakov, e la Avraham che dai le atzmo, Yitzchak che dai le atzmo, e Yaakov che dai le atzmo. E vai adesso al 9, poi se concludiamo con Francesca. Ah, c'è anche Ruth oggi, ho dimenticato che abbiamo anche Ruth. Vai. In quel tempo io vi parlai riferendo solo quello che mi aveva detto il Signore e dissi: ora che l'Eterno vi ha reso così grandi, io non potrò sopportare da solo l'onere di farvi da giudici e la punizione conseguente a un mio eventuale errore verso di voi. E allora adesso qui, aspetta, qui abbiamo un rush interessante. Va'omar alechem ba'etei lemor lo uchal levadi se'etetchem. Allora, va omar alechem baitai lemor, io vi dissi allora va omar alechem, vi dissi allora, lemor dicendo, cos'è questo dicendo, ma un lemor, amar la e Moshe, Moshe gli disse, io non vi dico niente di testa mia, ma tutto quello che dico è una trasmissione della parola di Dio. L'omme azmia numer lachem e la mi pi a kadosh baruch. Questo che sia ben chiaro. Io non posso da solo, no? Tutto questo onere, abbiamo detto, questo gioco anche. Allora, Rashi si pone una domanda, un attimo. Com'è che si può dire che Mosè non poteva giudicare tutto il popolo? Lui che li ha fatti uscire dall'Egitto, che li ha aperto il mare, che li ha fatto scendere la man dal cielo e la Selav, no? Tutti questi mega miracoli, non può giudicarli? Allora, disse così, Hashem Elohem irba etchem, vi ha moltiplicati Hashem, infatti erano 600.000 solo uomini, ok? E non solo,
vi ha elevati, Erimetre, vi ha fatti alzare, nel senso vi ha elevati, vi ha ingranditi sui vostri giudici. Natale ta onesh mikem untanon adayan. Cioè la punizione lo mette sul Dayan. Infatti Shlomo HaMelech, in Lachim Alef, dice: chi potrà giudicare tutto questo popolo pesante? Allora, un attimo, ma a proposito, mi sentite? Sì, la Mi sentite? sentiamo. Sì, No, perché sì. Sì. la vedo internet debole, per quello che ho detto. Allora, dice, e qui a proposito di Shlomo, sul quale è scritto, Vayechamikol Adam era l'uomo più intelligente di tutti gli uomini della terra, cioè con l'IQ più alto possibile, umanamente parlando, che lui dica chi può giudicarvi? No, allora, cosa intendeva anche Shlomo? Allora, i giudici di tutti i popoli, quando giudicano un giudizio non giusto, allora, ok, non succede, non gli succede a loro niente. Però, se io, giudice ebreo, dico di uno che non è colpevole, che è colpevole, allora io, nefashot aninitba, mi si richiede da me, cioè io devo pagare per questo. Non è un errore, ok, ho fatto un errore, cioè, vabbè, cosa vuoi che sia? Ah no, è molto grave, perché il Dayan prende su di lui il peccato e la responsabilità. Allora, Efshar shelo haya Moshe yachol ladun et Yisrael, Adam sheyotzea mimitzrayim, vekara laem et hayam, veorid et haman, vegiz et haslav, lo haya yachol ledunam, ela kach amar lahem. Adonai Elohechem hirba etchem, higdil verim etchem al dayanechem, natal et haonesh mikem, untanol la dayan. Vechen amar Shlomo, machleim alef gimel, ki miyuchal lishpot et amcha kaved hazeh. Efshar mi shekatuv bo, ויחכם מכל האדם, אומר מי יוכל לשבות וגומר? אלא כך אמר שלום, אין דייני אומה זו כדייני שאר האומות עובדי כוכבים, שאם דן והורג ומכה וחונק ומטה דינו וגוזל, אין בכך כלום. אני, אם חייבתי ממון שלא כדין, נפשות אני נתבע, שנאמר נשלח אף בית וקבע את קוביהם נפש. cioè, anche per un qualcosa non di vita o di morte, ma anche per un furto, se io do un giudizio che non è giusto, è come se avessi ucciso. E Ruth, però, non so se può leggere in realtà. Scusa, posso fare una domanda, Sara? Scusami. Si riferisce ai giudici sono che per nel contesto ebraico o anche quegli giudici ebrei nel contesto, ad esempio, italiano? Perché io ho delle amiche che sono, ad Wow, esempio, buona domanda. magistrato, però lei Però per Italia, insomma, è una domanda però è molto ebrea. pertinente. Allora, sicuro dei denim e con gli ebrei su questo ovvio, ma possibile anche, cioè la responsabilità è una risposta che ti do così, riflettendo tra me e me, che l'ebreo, dal momento che è ebreo, anche se è un, poi dovrò controllare, adesso io ti dico quello che il mio ragionamento. Essendo ebreo, ho la responsabilità di quello che è e di quello che rappresenta. Ok? Questo è quello che io deduco secondo gli anni di studio di Torah, che è molto probabile che sia così, però non ne ho la certezza. Non ne ho la certezza. Perché Dunque è se noi siamo possibile un faro, se noi siamo una luce per gli altri, luce per i popoli, sì, Or Lagoyim, come ha detto benissimo Ruth. Dunque abbiamo una grande responsabilità, però da qui alla responsabilità, Nafesh, come? Forse no, forse uno sconto c'è, nel senso buono per noi, ecco. Però sì, la responsabilità sicuramente c'è, la domanda fino a quanto. Ok, vai Francesca, e io concludiamo. non posso leggere. Ok, vai Francesca, sì, ho capito. Hashem, il vostro Hashem, vi ha accresciuto di importanza ed ecco che siete ora destinati a essere eterni come il sole che brilla di giorno e in futuro
sarete numerosi come le stelle del cielo. Wow. Allora, in realtà, bellissimo, questo passo penultimo passo di oggi. Fantastico. Allora, Hashem vi ha moltiplicato e siete oggi come le stelle. Dice un attimo, ma non erano 600.000? 600.000 non è proprio come le stelle del cielo, un po' di più va. Allora dice, in realtà siete paragonati al giorno. Allora aspetta, prima lo spiego. Che siete dunque paragonati al giorno, che dunque come la luna, il sole e le stelle esistono, esisteranno per sempre, così anche voi. Dunque, a proposito di faro, di luce, siamo come la luce, come il faro, che esisteranno per sempre, come il sole, la luna e le stelle. E ultimo pasuk, vai. Il muto, Francesca. Io vi auguro che Hashem, il Signore dei vostri padri, vi accresca mille volte rispetto a quanti siete, e comunque lui vi benedirà, come ho già detto, a vostro riguardo ai patriarchi. Allora, qui c'è anche la brachà, dunque c'è la brachà di Hashem, che Hashem ci aveva benedetto tramite i nostri patriarchi, e qui c'è proprio la brachà di Mosè. Adonai Eloi Avotechem, Yosef Alechem Tachem, Elef Pamim, Yivarech Etchem Kasher Dibarlachem. Dunque, se è partito con i rimproveri, anche se delicatamente, leggermente, con le allusioni, poi dopo ha ricordato tutto il bene che hanno fatto nel Har, dunque hanno ricevuto la Torah, hanno fatto il Mishkan e la Menorah e il Sanedrin, eccetera. E qui va avanti e dà la Berachà, come un padre ai propri figli, prima di mancare, e è una Berachà straordinaria. יוסף אלחם כחם אלף פעמים מהו שוב יברך אתכם כאשר דיבר לכם, אלא אמרו לו משה, אתה נותן קצבה לברכתנו, כבר הבטיח הקדוש ברוך הוא את אברהם בראשית י"ג, אשר אם יוכל איש עמו. שג'ה הקדוש ברוך הוא והפרומסו אברהם, כנוי סרמו נומרוזי אינומרבולי. אמר להם, זו משלי, כסה אלא מי הברכה פרסונלית לבידו, אבל הוא יברך אתכם כאשר דיבר לכם. פוי השם וידרה, פרקי, Qui diciamo li limita. Hashem vi benedirà mille volte. Dice, ma perché mille volte? Perché ci devi limitare col mille? Hashem ha detto che saremo innumerevoli. E mille volte comunque numerevoli. Allora dice, no, questa è la bracha di Hashem. Hashem è l'infinito, vi dà la bracha infinita. Io finito vi do una bracha finita, che comunque per essere finita non è male, voglio dire. Ok. Tania ragazze, e allora concludiamo oggi l'Igeret Teshuva, l'ultimo perek, l'ultimo capitolo di Igeret. Volevo Teshuva. Solo dire una piccola cosa a proposito di moltiplicarsi, di essere tanti, che mi ha scioccato. Stamattina ho letto un articolo che diceva che in America il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno ricevuto un premio da un'associazione tipo ambientalista, perché hanno deciso di fare solo due figli, e quindi questa associazione li ha premiati perché in questo modo loro salvaguarderanno la sopravvivenza del pianeta. Finito, ecco, volevo soltanto dire questo. No, a che livelli siamo arrivati oggi? Io sono sul no comment, espressione di viso. Volevo soltanto, siccome si parlava, no, di appunto adesso moltiplicate, vi fate prolificate, oggi siamo arrivati al punto che si premiano le persone che non fanno figli, perché secondo loro la salvaguardia del pianeta viene da troppe persone. Sì, perché e non siamo troppi, siamo arrivati a 7 miliardi e voilà. Infatti c'è chi dice che tra i complotti del Covid ci sia questo scopo di diminuire il più possibile. Vabbè, ma nel diminuire, se ci sei tu, voglio vedere, diminuire per gli altri. No, come se in realtà i problemi del pianeta fossero soltanto la sovrappopolazione. Ecco, poi, forse certo. Magari è la cattiva, pessima distribuzione delle ricchezze. Esatto, delle ricchezze, l'inquinamento, lo sfruttamento.
No, no, certo, però. No, nel senso che la lista è No, no, troppo lunga. no, no. Infatti non volevo aprire. No, 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 ma dico io sarei andata avanti, ma mi fermo perché voglio No, no, dire no, no. che Hashem ci guardi, e Sì. Esatto. soprattutto noi a Israel in particolare, e a tutti coloro che sostengono Eretz Israel, che sostengono il popolo di Israel, che Hashem ci protegga e ci salvaguardia. Ecco. Allora, concludiamo l'ultimo perek del Igaretachua. Allora, qui parla di come essere gioiosi, ringraziare infinitamente Hashem quando soffriamo fisicamente. Cioè, un attimo, vediamo in che senso. Allora, molto brevemente, il senso è che noi in questo mondo tutte le sofferenze che patiamo, fisiche e morali, perché le morali, ragazze, non sono da meno se non di più in un certo senso, sono in realtà una purificazione dell'anima, perché in questa vita o nell'altra, nelle vite passate, come io dico scherzando ogni tanto quando Hashem, insomma, ci va giù pesante, dico, insomma, non oso immaginare cos'ero nell'altra vita, perché in questa vita non ho ammazzato né rubato né... Dunque, paghiamo ovviamente le vite passate in altri corpi e Dio sa cosa abbiamo combinato. Allora, più noi patiamo fisicamente o moralmente in questo mondo, questa vita, più la Neshama non deve patire dopo i 120 anni sottoterra, nel Gehinnom, nell'inferno e via dicendo. Dunque, perché nei mondi celesti la punizione è a proposito della Berachah mille volte tanto, e anche nel contrario è 60 volte tanto, secondo una spiegazione. Dunque, è un mega sconto, non è il 50%, il 20%, ma è il 60%. Qui non riprende la percentuale, ma comunque mille volte tanto, e dà l'esempio anche, poi dà degli esempi anche terreni, materiali. Dunque, per quello, anche quando soffriamo, e che per noi umanamente è molto difficile, perché uno soffre e uno può dire sono contento, grazie, scendi di soffrire. E c'è anche il famoso Pasuk, chi ha naftabi, dunque dove ringraziamo Hashem per averci, sì, fatto patire. Perché? Primo, come abbiamo detto, e oggi ci soffermiamo sulla parte del fatto che se dobbiamo, non se dobbiamo pagare, dobbiamo pagare, perché un errore, come l'abbiamo visto anche adesso, Hashem in 3 giorni voleva farci entrare in Eretz Israel. Sì, però se voi vi lamentate, se voi andate contro Hashem e contro Mosè, se voi tradite Hashem con l'idolatria, eccetera, eccetera, qui sono peccati, e uno che fa un errore, un peccato, lo deve pagare. Dunque, pagare dobbiamo, perché non c'è via di uscita. La domanda è come. Allora, quando Hashem ci dà qui e ci fa risparmiare molto. Perek Yud-Bet. Vetà massimcha bisurecha guf, lefishi tova gdolla veatsuma lenefesh hafotet lemarko beolamaze, ulehatzila meamirut begehinom, bifrat betoroteinu ele. Poi, tra parentesi, soprattutto queste generazioni, che se avevamo studiato che per ogni peccato tot digiuni, e noi oggi tutti questi digiuni non li possiamo fare, dunque veramente è un favore che Hashem ci fa nel farci soffrire, e così ripagando molto meno. E dall'esempio proprio ci va pesante, dice addirittura, cioè, Iov, sappiamo, Giobbe è l'emblema della sofferenza umana sulla terra, ok? Dice anche le sofferenze, tutte le sofferenze di Iov messe insieme in 70 anni non sono paragonabili alle sofferenze dell'anima un'ora nell'inferno, nel Geinom. Shafilu Isurim Sheli Iov, Shivim Shana, Elaim Erechlal Isurim HaNefesh HaChad Geinom, chi esce a Hatmi Shishim Vehule, come vi ho detto, un sessantesimo. E la difficile la Mase Chesed di Bane. Però vi ho detto, questo mondo è basato sulla bontà, giusto? Ubeisurim Kalim, e dunque, Bissurim Kalim, ve la Mase Nizzol Medinim Kashim che non amava. Dunque, tramite sofferenze sottili, molto minori in questo mondo, si salva
dai dinim, dunque dai giudizi molto più pesanti, molto più forti del mondo futuro. ובסיר אם כן אמרנו, וזה ניצור מדינים קשים שלנו. למבא כמשל הילוך והתקת הצל בארץ, טפח לפילוך קלקל השמש ברקיע, 2,000 מילין וכולי. ויתר על כן לאין קץ ובנמשל מבחינת השתלשלות העולמות, מרום המעלות עד עולם הזה הגשמי. וכנודע ממה שכתוב באזור הקדוש, מעניין עליות עולמות העליונים ותרותא דלתתא, בהקרבת עוף אחד בן יונה, או תור על גבי המזבח, או קומץ מנחה. וכן הוא בכל המצוות מעשיות כנודע מאריזה. כמו אום טמפו פונטו כאבבמו. I sacrifici, no? Che dovevamo sacrificare i sacrifici con un uccello per il povero, ovviamente, o con un toro per il ricco, già era per espiare il peccato commesso dalla persona, dunque molto meno. Dunque, vi santificherete e sarete santi. In che senso? Adam mi cadesha tsumume admimata, mi cacimo tor benimata. Dunque noi ci santifichiamo anche minimamente noi qui sotto, in questo mondo, e Hashem ci santifica 1.000 volte di più, tante volte, cioè innumerevoli volte, dall'alto. Dunque noi facciamo il nostro piccolo passo, come il famoso detto, apritemi il portone, come un'apertura di una punta di uno spillo e io vi aprirò le porte come un palazzo, i portoni. Dunque, da noi fate quel minimo sforzo, e che Hashem già di santificarti, Hashem poi fa innumerevoli volte di più. Moshe Katuvle e El Benyan Asher Kitchano Benizotave Kule, come avevamo prima studiato a proposito del fatto che noi quando diciamo le brachot Asher Kitchano Benizotave, che ci ha santificato tramite le sue mitzvot. E conclude così anche Hubinian Sachar Veonesh a proposito della punizione e della ricompensa, che Mamara Basal Sachar Mitzvah Mitzvah Hulek Moshkatume Okomacher. Dunque, cos'è la ricompensa della Mitzvah? È la Mitzvah stessa. Perché, infatti, si dice tischele, quando uno ti fa una Mitzvah, dice Azar. tischele Mitzvot, che tu possa meritare di fare Mitzvot. Perché la mitzvah, tramite la mitzvah, noi attiriamo su di noi questa luce suprema in tutti i mondi inferiori e questa è la ricompensa della mitzvah. Dunque, tanto di più quello che succede nei mondi superiori. Quando ero al mare venerdì, allora c'era un disabile con le stampelle che doveva farsi la doccia. E sono docce che devi tenere premuto, no? Perché l'acqua scenda. E ogni 2 o 3 minuti poi si ferma. Allora io premevo e lui si docciava. Io gli davo la schiena, anche se era ben vestito, costume cachè anche lui. Però lo so. Allora lui era molto a disagio, no? E diceva alla figlia: no, premi tu, no? Gli ho detto: no, scusi, perché mi vuole prendere la mitzvah? Lei mi sta dando l'occasione di fare una mitzvah, perché dice un altro, no, la voglio io, scusi. Ho detto: tu vivi col papà, hai tutto il tempo di fare le mitzvot col papà. Io adesso è. Mi si è presentata così davanti e non me la rubi. Ovviamente. Dunque, per dire che ogni volta che abbiamo l'occasione di fare una mitzvah qualsiasi, aiutare anche un minimo una persona a attraversare, a dare qualsiasi cosa che è un aiuto per il prossimo, dunque una mitzvah, o verso Hashem ovviamente col kasher e tutto il resto, noi è già il fatto che abbiamo meritato di fare questa mitzvah è già la ricompensa, perché facendo questa mitzvah noi portiamo una luce immensa che noi non vediamo oggi, ma con Mashiach e nel mondo futuro si vedrà, di luce e positività nel mondo. Anche se siamo 7 miliardi, ti è. In risposta a Ukmoshe Katafti be Makomacher, vedat la Navon, le Navon Nakel, maschila davar in Zatov, Chazak Chazak venit Chazek, e abbiamo concluso l'Igeret Hateshuva. Ok, concludiamo adesso col Tehillim. Oggi siamo il 2 del mese, ieri siamo partiti dall'inizio del Tehillim. La calura oggi, ok. Ah, ce l'abbiamo fatta. Nella testa volevo dirvi una cosa a proposito della una cosa che è successa
per il Rebbe così, perché come probabilmente Sara ha visto, Rav Lazar, no, aveva messo questo post. E allora io avevo messo anche il nome di questo signore presso il quale sono stata quando mio marito non c'era, che è quello che mi ha, cioè, ha fatto un padre per me, e che non stava per, cioè proprio non stava bene, a parte che era già, aveva problemi di salute, e però ultimamente gli avevano scoperto una malattia del sangue e non stava più in piedi. E quindi c'è, cioè, un uomo pieno di energia che nella vita ha fatto di tutto, cioè veramente anche quando è stanco, cucinato lui per lo Shabbat, perché aveva un ristorante, aveva un albergo, vabbè, insomma, comunque ultimamente stava sempre a letto. Allora, giovedì Rav Lazar è andato all'OEL del Rebbe, e ovviamente c'era anche il suo nome, perché col nome della sua mamma, esatto. Allora poi, questo giovedì, venerdì, come sempre io dico Shabbat Shalom alla moglie, così, e gli ho anche scritto, mandato un vocale per dirgli... Che hai chiesto che si preghi per lui. Esatto, sì. Dopo 2 minuti, cioè lui ha letto, quando lui, dopo un po', mi telefona lui, cosa che ultimamente proprio non fa, pimpantissimo, perché cos'era successo? Che il giorno prima... Cioè, lo stesso giorno in cui il suo nome è andato sulla tomba del Rebbe, finalmente, perché non riuscivano a trovargli una cura, non riuscivano a capire che cosa avesse, gli hanno dato del sangue, ha fatto una trasfusione, e lui aveva riacquistato energia. E quindi io infatti ho detto, wow, Levi, si chiama Levi. Ma mamma, cioè, sono rimasta veramente scioccata da questa coincidenza. Che nello stesso giorno in cui comunque Rav Lazar ha pregato e ha detto, ha pronunciato anche il suo nome, e probabilmente ha lasciato il foglio sulla tomba del Rebbe con tutti i nomi, lui ha ricevuto questo sangue, e il giorno dopo era pieno di energia. Era... Wow, Baruch Hashem. Grazie per aver condiviso questa bellissima storia. No, perché coincideva. Della forza del tzaddik, giusto, della forza del tzaddik, della forza della preghiera. Della forza anche perché della... anche quest'uomo è uno tzaddik, anche quest'uomo è uno tzaddik. Ah, Baruch Hashem. E anche sì. Il fatto di uno che pensa all'altro, che avevano scritto 700 nomi, avevano detto quel giorno. Sì, sì, che Rav Lazar era rimasto anche lui, come wow. Dire, mamma mia, quanta gente che ha bisogno. Ah, così. Cenebri, solo buone cose per tutte noi. Capito? Me una... Dicevi? No, era una notizia positiva, insomma. Bellissima, grazie, grazie per aver condiviso. Mi raccomando, ragazzi, qualsiasi buona notizia, per carità, fateci sto favore, perché abbiamo bisogno di buone nuove, buone. Esatto, nuove. Esatto. Solo. Una valanga proprio. Allora, capitolo 10, per chi? Lamma Adonai, ta'amod berachok, talim le'itot batzara, begavat rashai lakoni, tafsu bemzimot, zu hashavu. כי הלל רשע על תאוות נפשו ובוצע ברך מעץ אדוני. רשע כגובה פה ולדרוש אין אלוהים כל מזימותיו. יחילו דרכיו בכל עת מרום משפטיך מנגדו כל צורריו יפיח בהם. אמר בליבו בלאמות לדור ודור אשר לא ברע. עלה פי ומלא ומרמות ותוך תחת לשונו עמל ועמי. ישב במערב חצרים במסתרים יערוב נקי. עיניו לחלך יצפון וירוב במסתר, כאריה בסוכו, יערוב לחטוף עוני, החטוף עוני במושכו ברשתו. ידקה ישוח ונפל בעצומיו, חלקאים אמר בליבו, שכח אל, הסתיר פניו, בל לרע לנצח. קומה אדוני אל נשא ידיך, אל תשכח ענבים, על מי נעץ רשע. אלוהים אמר בליבו, לא תדרוש, ראית כי אתה עמל וכעס, תביט לתת בידיך, עליך יעזוב חיליך, יתום אתה היית עוזר. שבור זרוע רשע, ורה תדרוש רשעו, בל תמצא. אדוני מלך עולם ועד, עבדו גוי מארצו, תאוות ענבים שמעת, אדוני תכין ניבם, תקשיב אוזנך, לשפוט יתום ודח, בל יוסיף עוד לערוץ אנוש מן הארץ. י"א, למנצח לדוד באדוני חסיתי, איך תאמרו לנפשי, נודי הרחם ציפור. כי הנה הרשעים ידרכום קשת, כוננו חיצם על יתר לירות במעופל לישרי לב. כי השתות ירסון צדיק מפעל,
Adonai Beherchal Kodcho, Adonai Bashamaim Kis'o, Einav Yechezu Apav Ivchanu Bne Adam. Adonai Tzadik Ivchan Verasha, Veoev Hamas Sanam Nafsho, Yamter Arishaim Pachim, Esh Vegofrit Veruach Zil Afot Minat Kosam. Ki Tzadik Adonai Tzadakot, Aev Yashar Yechezu Fanem. Yud Bet, 12. L'amnatzeach al Hashminit Mizmor Li David. Hoshi Adonai Ki Gamar Chassid, Ki Fasu Emunim Bne Adam. שב ידברו איש את רעהו, שפת חלקות, בלב ולב ידברו. יחרט אדוני כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. אשר אמרו ללשוננו, נגביר שפתנו איתנו, מאדון לנו, משוד עניים, מענקת אביונים, אתה אקום, יאמר אדוני ישית בישע יפיח לו. אמרות אדוני אמרות הורות, כסף צרוף בעליל לארץ, מזוקק שבעתיים. אתה אדוני תשמרם, תצרי... Si è bloccata. Venu minador zule olam. Ecco, è tornata. Saviv reshaim italachum, krum zulut livne adam. Scusate, ma... Allo? Ken. Bakasha, tavo. Ken, beseder. No, ni medaberet ivrit, akol. אני באמצע שיעור, אתה יכול לבוא, יש לך את הכתובת? כן, יש מישהו, כן, תודה רבה. אבני. אריבה טולפס אמרתו דימנל, יש! מזל טוב, אביון דטו רבביון ביזון דיבון אין וווה או נו? לביון דטו או לביון דטו? אלולה, מזל טוב. מזל טוב, מזל טוב. Viene anche lui? Già c'è il passaporto, ragazzi. No, basalto! Grazie. Baruch Vabbè, Hashem. Tornerai tu. Adesso puoi tornare, quindi... Sì, però anche lui vuole molto. Anche lui ci tiene. Lo so. Ho visto, io capisco. Non so. La mamma è la mamma. La mamma è la mamma, ma poi anche per lui manca moltissimo, 4 anni che non è stato lo in Italia. So. Perché la mamma è la mamma, il papà è un'altra cosa. A parte quello, in dubbio, ma poi anche l'Italia, voglio dire, potessi venire io tutto il tempo, ma vuole anche lui venire. Rivedere i suoi amici, rivedere la... Comunque, sì. Vabbè. Legato. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Passo dopo passo. Quando Hashem decide, io ho sempre detto, anche allora, 2 anni che non l'ho visto, quando Hashem deciderà, sarà il momento giusto, sarà quando deve essere... Noi siamo nelle sue mani, noi dal nostro canto facciamo tutto, ognuno nel suo, nella sua vita, è tutto. Poi Hashem apre le porte, che sia libertà anche a Ruth. Amen, Francesca, amen. Francesca, Pavesi, Narciso, René, Silvia Disceva, tutte presenti e non presenti. Ecco, 12. L'amnatzeach al Hashminit mizmor le David, Hoshi Adonai ki gamar chassid ki fasu emunim ibnei Adam. שב ידברו איש את רעהו שפת חלקות בלב הלב ידברו יחרט אדוני כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו איתנו מאדון לנו משוד עניים מענקת אביונים אתה אקום יאמר אדוני ישית בישע יפיח לו אמרות אדוני אמרות טהורות כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתיים אתה אדוני תשמרם תצרנו מן הדור זו לעולם סביב רשעים יתהלכון קרום זולות לבני אדם La Manazzer Mismor di David, che è il Perek di Menachem Mendel a proposito. Ad Anna Adonai Tishkacheni Netzach, Ad Anna Tastiret Panecha Mimeni, Ad Anna Ashit Etzot Benafshi Yagon Bidvadi, Yomam, Ad Anna Yerum Oivi Alai, Habita Aneni Adonai Eloai, Ha'ira Enai Penishan Alavi. Pen Yomar Oivi Yechaltiv, Tzarai Yagiru Kiemot, Va'ani Bechazdecha Vatachti Yaged Libi Bishuatecha, Ashir Al Adonai, כי גמל עליי. 14. י"ד. למנצח לדוד אמר נבל בליבו. אין אלוהים, השחיתו, התאיבו עלילה, אין עושה טוב. אדוני משמיים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דורש את אלוהים. הכל שר יחדיו ונאלחו, אין עושה טוב, אין גם אחד. הלא ידעו כל פועלי אבן, אוכלי עמי, אכלו לחם, אדוני לא קראו. שם פחדו פחד, כי אלוהים בדור צדיק. עצת עוני תבישו, כי אדוני מחסהו. מי ייתן מציון ישועת ישראל, ושוב אדוני שבות עמו, יגל יעקב, ישמח ישראל. ט"ו,
15. Mizmor le David, Adonai, mi agur beoalecha, mi ishkon bear kocecha, olech tamim ufoel tzedek vedover emet bidvavo, lo ragala leshono, lo assa lereo ra'a vecherpa lo nasa al krovo, nivze beenav nimas vetire Adonai chabed, nishba lehara velo yamir, kaspo lo natan beneshech, veshochad al naki lo lakach, ose ele lo imot leolam. Un attimo, mia mamma sta, un secondo, mi sta chiamando, forse devo firmare, un secondo. Hai bisogno di me? Allora, ci mancavano due prachim, Tezain e Yuzain. Vado. Michtam le David shomrei niel ki chassiti bach amart la Adonai Adonai ata tovati balalecha likdoshim asher baaretz hema vedere kol chetzivam. Irbu atzvotam acher mahar ubalasich niskeem idam ubalesa et shmotam al sfatai. Adonai menat chelki vechosi ata tomich gorali chavalim nafnuli banimim af nachalat shavra alai. שפרה עליי, אברך את אדוני אשר יצאני, אף לילות יסרו נחיליותיי, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כי ממיני בל אמו. לכן, שמח ליבי ויגד כבודי, אף בשרי ישכון לבטח, כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת, תודייני אורח חיים, סוב השמחות את פניך, נעימות במנחה נצח. י"ז דצ'סטה, תפילה לדוד, שמע אדוני צדק, הקשיבה רינתי, הזינה תפילתי, ולא שפתי מרמה, מלפניך משפטי יצא, עיניך תחזינה משערים, בחנת ליבי, פקדת לילה, צרפתני בל תמצא, זמותי בל יעבור פי. לפעולות אדם בדבר שפתיך, אני שמרתי אורחות פריץ, תמוך אשורי במעגלותיך. בל נמותו פעמי, אני קראתיך כי תענני, אל הטוזנך לי, שמע אמרתי, הפליך שדיך, מושיח חוסים ומתקוממים במיניך, שומרני כאישון בת עין, כצל, בצל כנפיך תסתירני, מפני רשעים זו שדוני, אויביי בנפש יקיפו עליי. חלבמו סגרו פימו, דיברו בגאות, אשורנו עתה סבבונו, עיניהם ישיתו למטות בארץ דמיונו, כי אריה יחשוף לטרוף, וככפיר יושב במסתרים, קום אדוני קדמה פניו, הכריעהו פלטה נפשי מרשע חרבך, ממתים ידך אדוני, ממתים מחלת חלקם, בחיים וצמונך תמלא ותנם. יסבעו בנים והניחו, יתרם לעולליהם, אני בצדק אחזה פניך, אצבעה ואקיץ תמונתך. זכות הרב עם מלך המשיח, יגן עליי ועל כל אהביי וכל מי שבשם ישראל יכונן, ועוד ירדי כאל שם טובנתי, קופחף. שיר המעלות אל אדוני בצרתה לי קראתי ויענני אדוני הצין הנפשי משפת שקר מלשון הרמייה. מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון הרמייה? חיצי גיבור שנונים עם גחלר את עמי, אויה לי כי גרתי משך, שכנתי מעולה כדר, רבת שכננה נפשי עם שונא שלום, אני שלום וכי אדבר המה למלחמה. קכ"א, שיר למעלות אשא עיני לירים, מהן יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני שמורך מקור רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צדך ובאיך, מעתה ועד עולם. אלורה, פוי, בואי אבי תג'פטו ווסטרו, עושה כפיתו בעיני, יו פוי, מיפצ'ו ריקופרו. Ragazze, shavua tov, chodesh tov. Abbiamo cominciato bene, tra Silvia, Lisceva e la bella storia col passaporto Menachem Mendel, dai. Dai, che Hashem abbia accolto le nostre... Dai, allora siccome non c'è il 2 senza il 3, allora... Guarda, il 3 sia... Sì, allora, il 3 sia perché tu...